Ragazzi, siamo. Abbiamo visto che le funzioni continue definite sui domini normali sono funzioni integrabili. Facciamo un esempio di funzione che non è integrabile. Sono due numeri razionali, 0 altrimenti. Da questa funzione 0, 1 per 0, 1 è un rettangolo, quindi un domino normale sia rispetto all'asse x che rispetto all'asse y. F è una funzione limitata, ma questa funzione non è integrabile, perché se considerate tutte le somme superiori, queste sono tutte uguali a 1, se vi considerate le somme inferiori, queste sono sempre uguali a 0. Quindi avete che sigma di Pascal è uguale a 0 e sigma maiuscola è uguale a 1, quindi questa funzione non è integrabile. Quindi f non è questa funzione non è integrabile. Ragazzi, abbiamo introdotto l'integrale di una funzione limitata, abbiamo dato la definizione di integrale di una funzione limitata su un dominio normale. Si può allargare la famiglia delle funzioni integrabili, vi do giusto qualche accenno, giusto le idee di come allargare la famiglia delle funzioni integrabili. Appartiene
su omega. Dal caso si definisce misura di omega in questo modo, uguale l'integrale di omega su omega di t omega, io l'integrale doppio su di t omega di y. Provare che tale definizione non dipende dal risultato. Sia omega un sottoinsieme limitato di R quadro. Diremo che omega è misurabile secondo Peano Jordan se esiste un rettangolo I contenuto in R quadro, tale che omega è contenuto in I e indicate con chi di omega la funzione caratteristica di omega, che è la funzione che vale 1 su omega, 0 fuori di omega. Allora, se questa funzione è integrabile in omega, questo ha senso parlare di integrale di questa funzione su omega, perché omega è un dominio rettangolo, quindi è un dominio normale sia rispetto all'asse x che rispetto all'asse y, quindi ha perfettamente senso parlare di integrale. Quindi se questa funzione è integrabile su omega, diremo che omega è misurabile. Chi è la sua misura? Per definizione la sua misura è l'integrale doppio su i e la funzione caratteristica, la sua funzione, la funzione caratteristica di omega. D'accordo? Ragazzi, uno si chiede, se invece se cambia l'intervallo i cambia la definizione di insieme misurabile, cambia la misura? No, questa definizione non dipende, si può dimostrare facilmente che non dipende dalla scelta dell'intervallo i. D'accordo? Quindi cosa sono gli insiemi misurabili di R quadro secondo Peano Jordan? Che cosa vuol dire che un insieme ha misura nulla? D'accordo? Allora, dato che misurato. A misura nulla. Anzi, facciamo una cosa di questo. A misura nulla, secondo Peano Jordan, se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste una famiglia finita di intervalli di R quadro. Y1, Yn,
tale che A è contenuto sull'unione sui equivale tra 1 ad n di t epsilon t e la sommatoria sui equivale tra 1 ed n della misura di t epsilon t è minore di epsilon. Si ha un sottoinsieme di R4 limitato e misurabile. D'accordo? A ha misura nulla secondo Giordano, Peano e Giordano. Cosa vuol dire che ha misura nulla? Che comunque esiste un rettangolo I tale che di R4 tale che A è contenuto in I e l'integrale della funzione caratteristica di A su I vale 0. D'accordo? Questa è per definizione dire che A ha misura nulla. Questo teorema ci caratterizza gli insiemi di misura nulla. Allora, l'insieme a misura nulla, se toccando se per ogni epsilon esiste una famiglia finita di intervalli di R4, di epsilon 1 e di epsilon n, tale che A è contenuto nell'unione di questi intervalli e ogni intervallo è la somma delle misure di questi intervalli. Che è la misura di un intervallo? L'intervallo è un dominio normale, quindi è il prodotto delle dimensioni. La somma di questi intervalli è più piccola di epsilon. D'accordo? Questa è una caratterizzazione di insieme di misura nulla. Cosa si vede? Può dimostrare facilmente. Se un insieme a misura nulla, anche un suo sottoinsieme a misura nulla. Insieme finito a misura nulla grafici di funzioni continue hanno misura nulla, quindi in particolare i segmenti hanno misura nulla. Finire i sottoinsiemi sulla nulla a misura nulla degli insiemi misura nulla, quindi se l'insieme misura nulla tutti i sottoinsiemi hanno misura nulla, gli insiemi finiti hanno misura nulla, i grafici di funzioni continue hanno misura nulla, l'unione finita gli insiemi misura nulla, l'unione di un numero finito gli insiemi di misura nulla ha misura nulla.
vale adesso il seguente teorema che caratterizza gli insiemi misurabili secondo piano geometrico. Proposizione. Sia incluso in R quadro un insieme di casi. A è misurabile secondo piano Jordan se è solo se la misura della frontiera di D è uguale a 0. Un insieme, se ha un limitato di R quadro, è misurabile secondo piano Jordan se soltanto se la sua frontiera ha misura nulla. Allora, questo risultato, ragazzi, si vince subito, per esempio, che i domini normali sono insiemi misurabili secondo piano Jordan. E come è fatta la frontiera di un domino normale? Sono dei segmenti o dei grafici di funzioni continue in base al risultato precedente. Insieme i domini normali sono misurabili secondo piano Jordan. Adesso definiamo adesso l'integrale di una funzione. Siano A incluso di R quadro limitato insieme limitato e misurabile secondo piano Jordan. N è una funzione di A in R limitata. F si dice integrabile su A se esiste un rettangolo di R quadro tale che A è contenuto in e e la funzione f di tale di a x sono appartenente a R quadro associo f di x upsilon z di x upsilon appartenente a 0 se x upsilon non appartiene ad A e è integrabile su I. In tal caso si definisce l'integrale di F su A nel modo integrale di x di y è uguale all'integrale di y qui
di f di y di y si può provare che tale definizione non dipende dalla scelta del rettangolo. Quindi si ha contenuto in R quadro un insieme limitato e misurabile secondo piano Jordan e si ha una funzione definita in A e a valori in R limitata. Diremo che F è integrabile se si riesce a trovare un intervallo I di R quadro tale che A è contenuto in I. Poi notata con F di la funzione che vale uguale ad F su A, 0 fuori di A, questa funzione integrabile su I. Ha perfettamente senso parlare di integrale questa funzione su I, perché? Perché questa è una funzione limitata, I è un dominio normale sia rispetto all'asse X che rispetto all'asse Y, quindi abbiamo definito cosa vuol dire, abbiamo detto cosa vuol dire una funzione integrabile su un dominio normale. D'accordo? In tal caso, se questa funzione f di t è integrabile, si definisce l'integrale di f su a uguale per definizione l'integrale doppio di f tilde su i. Si può vedere che anche in questo caso anche la definizione dipende dalla scelta di d'accordo? Ragazzi, nel caso dei domini normali abbiamo visto che i domini normali sono insiemi misurabili in virtù della posizione precedente. I domini normali sono insiemi misurabili secondo piano Jordan. E se i domini normali, le due definizioni integrali, questa nuova definizione e la vecchia, coincidono. Sono domini misurabili secondo piano Jordan, quindi i domini normali. Ragazzi, questo è l'integrale, che proprietà gode questo integrale? Gode delle classiche proprietà dell'integrale. Cioè se avete una costante, se f è una funzione integrabile, avete una costante alfa, anche la funzione alfa per f è integrabile, l'integrale di alfa per f è uguale ad alfa per l'integrale di f. Se hai due funzioni f e g integrabili, anche la somma è integrabile, l'integrale della somma è uguale alla somma degli integrali. Se f è una funzione integrabile, anche il modulo è integrabile e l'integrale e il modulo dell'integrale è minore o uguale dell'integrale del modulo. Poi se f e g sono due funzioni integrabili ed f è maggiore o uguale di g, anche l'integrale di f è maggiore o uguale dell'integrale di g. Se a e b sono due insiemi misurabili con a incluso in b ed f è maggiore o uguale di 0, una funzione integrabile su b, allora l'integrale di f su a è più piccola dell'integrale di f su b. D'accordo? Avete le classiche proprietà dell'integrale. Se A è un'unione di due insiemi misurabili, A1 e A2, e le intersezioni di A1 e A2 a misura nulla secondo piano Jordan, allora l'integrale su A unione B è uguale all'integrale su A più l'integrale su B, tutte le proprietà classiche dell'integrale. Ragazzi, che è la famiglia di sono le funzioni integrabili? Le funzioni continue sono certamente integrabili, però esiste una caratterizzazione delle funzioni integrabili secondo piano Jordan. Per fare questo dobbiamo dare l'istruzione di insieme di una nulla secondo le definizione.
si ha un insieme di R4. Lo direte misurabile secondo Lebesg se comunque fissate epsilon, trovate una successione di rettangoli Q epsilon n, rettangoli di R4. Tali che A è contenuta nell'unione di questa successione di rettangoli, e usate questa serie. Questa è una serie a termini non negativi, quindi converge o diverge. Voi richiedete che questa serie converga e la somma di questa serie sia minore di epsilon. Ragazzi, qual è la differenza tra un insieme di misura nulla secondo Lebesg e un insieme di misura nulla secondo Giordano, Peano e Jordan? Nel primo caso, vedete, la definizione è la stessa. L'unica cosa è più per Giordano. Nel caso di Peano e Jordan, voi richiedete che esista una famiglia finita di intervalli. In questo caso voi richiedete che esista una successione di intervalli. Questa è la differenza. Quindi, se un insieme misura nulla secondo Peano e Jordan ha misura nulla secondo Lebesg, e viceversa. Ragazzi, cosa si può dimostrare? Che insiemi finiti hanno misura nulla secondo Lebesg, insiemi numerabili hanno misura nulla, per esempio, hanno misura nulla secondo Lebesg, quindi tutti gli insiemi hanno misura nulla secondo Giordano, Peano, Jordan hanno misura nulla secondo Lebesg. Vabbè, sussiste il seguente teorema che ci caratterizza le funzioni integrabili. Teorema di Vitali Lebesg. Sia A incluso in R quadro insieme limitato e misurabile secondo che ha ragione ed è una funzione di A in R limitata. F è
integrabile, ragazzi, le funzioni, la definizione di integrale che abbiamo prima introdotto si chiama la definizione di integrale secondo Riemann. Quindi una funzione che è integrabile in base alla definizione che abbiamo introdotto si dice integrabile secondo Riemann. F integrabile secondo Riemann se l'insieme dei punti di discontinuità di F a misura nulla secondo di R4 limitato e misurabile secondo piano Jordan ed F è una funzione di A in R limitata. La funzione integrabile secondo Riemann, cioè secondo la definizione che abbiamo prima introdotto, se e soltanto se l'insieme dei punti dove la funzione è continua ha misura nulla secondo Lebesgue. Quindi in particolare sono funzioni integrabili, tutte le funzioni continue sono funzioni integrabili. Sono funzioni integrabili le funzioni che hanno numero finito di discontinuità. Sono integrabili le funzioni che hanno un insieme numerabile di discontinuità. Perché abbiamo detto che un insieme numerabile a misura nulla secondo Lebesgue. E così via di sempre. D'accordo? Questo ci caratterizza le funzioni integrabili secondo qui. Adesso ragazzi pensiamo un poco a definire integrale il triplo. Giusto qualche cenno sull'integrale triplo, perché si può ripetere tutto quello detto per gli integrali doppi con le dovute, cioè, con le dovute modifiche. Tale che x y
ad un x a parte da meno e z è maggiore o uguale di alfa di x è maggiore o uguale di beta di x, dove d è un dominio normale del piano xy, alfa e beta sulle funzioni di f di d e a valori neutri continue tali che alfa di xy è uguale di beta di xy per ogni xy appartenente grazie. Cos'è un dominio normale rispetto al piano xy? Quindi sì, considerate un dominio D del piano XY, un dominio normale, sarà normale rispetto all'asse X, rispetto all'asse Y, può darsi rispetto a entrambi gli assi. Per esempio, c'è un dominio normale rispetto all'asse X, questo è il vostro inserimento. Poi prendete due funzioni, alfa e beta, definite su D. Questa è la funzione z uguale alfa. Questa è la funzione z, scusa, questa funzione z uguale beta di x, questa è la funzione z uguale alfa di xy, sono due funzioni continue definite su d, tale che alfa di xy è meno uguale di beta di xy. Vi considerate insieme le terme x, y, z, tale che x e y sta in d e z varia tra alfa di xy e beta di xy. Sarà questo insieme. D'accordo? Incapsulato, questo insieme incapsulato tra il grafico di Belling, questo è il grafico di alfa. D'accordo? Questo è un dominio normale rispetto al piano XY. Ragazzi, in modo analogo si può definire, si definisce un dominio normale rispetto al piano XZ, un dominio normale rispetto al piano di Y. YZ. D'accordo? La parte che va da beta. Cioè una volta che consideriamo il dominio normale rispetto al piano, poi consideriamo le due funzioni. Io il dominio normale rispetto al piano. Poi vi considero le due funzioni, sì, alfa e beta, entrambe definite su D. Sì. Tale che continua e tale che alfa di xy è meno uguale di beta di xy. E cosa devi prendere con le terme xy z, tale che prendi un punto. Fai la proiezione del piano xy. La proiezione di questo punto deve stare in D. La terza componente deve essere compresa tra questo e Z, deve essere compresa tra, questa era per esempio tra alfa di X e Y e beta di X. D'accordo? Quindi geometricamente in questo caso è questo oggetto incapsulato tra i grafici di queste due funzioni. Il caso più semplice per immaginare è un parallelepipedo.
su insieme D. Le vostre funzioni sono costanti. A e B. Alfa di xy è uguale alla funzione uguale ad A. Beta di xy è la funzione uguale a beta. Il vostro D è un rettangolo del piano che non viene ormai sia rispetto all'asse X che rispetto all'asse Y. Allora, chi è il dominio normale di x, y, z, tale che x e y stanno in z e z è compreso tra a e b, questo sarà la legge, questo sarà la legge, d'accordo? Va bene, grazie, torniamo alla nostra definizione. Questo è un dominio normale. Come si definisce la misura di un dominio normale? Allora, tale che si pone la misura di E uguale integrale doppio su B di beta di x di y meno a di x di y di x di y. Per definizione la misura di E integrale doppio su D di beta di x y meno alfa di x y. Questo ha perfettamente senso perché beta ed alfa sono funzioni continue. Abbiamo visto che le funzioni continue, D è un dominio normale del piano, le funzioni continue sono integrabili di domini normali di piani del piano, d'accordo? Vabbè. Adesso dobbiamo definire, ragazzi, in modo analogo si definisce un dominio normale rispetto al piano XZ rispetto al piano YZ. Adesso dobbiamo definire l'integrale di una funzione limitata definita su un dominio normale di uno spazio. Normale di R3, sia con ordine R3. Un dominio normale, supponiamo, per fissare le idee, supponiamo che sia normale rispetto al piano XY, d'accordo? Non cambia nulla se è normale rispetto al nostro piano. Allora, sia incluso R3 un dominio normale, per esempio, rispetto al piano XY ed F una funzione di E in R ed F una funzione di E in R limitata. Rispetto al piano XY, la loro unione vi dà E,
e sono a 2 a 2 con interni. Poniamo S piccolo di P sommatoria su equivalenza tra 1 ed H della misura di E con I dell'estremo inferiore di F su E con I. Poi abbiamo S grande di P uguale sommatoria su equivalenza tra 1 ed H della misura di E con I dell'estremo superiore di F su E con I. Come abbiamo fatto, ragazzi, delle funzioni di due varianti. Trovare il seguente, la seguente proposizione. Che si mostra in modo analogo a quella per funzioni di due variabili. Sigma uguale l'estremo superiore di S piccolo P tale qui P partizione di E in domini normali rispetto a piano XY è più piccolo di sigma grande che è uguale al link di S grande di P, S grande chiamiamo di Q. Tale di Q verifica la stessa proprietà, pure una partizione di E in linea normale rispetto al piano XY. Ragazzi, questo risultato si dimostra in modo analogo al corrispondente risultato del piano. D'accordo? Allora, definizione. F si dice integrabile su E se sigma piccolo è uguale a sigma grande. E in tal caso si pone l'integrale, si definisce integrale di F su E nel modo seguente. Integrale trito di E di F di X y z di X di Y nel Z uguale a sigma che è uguale ovviamente. Analogo a quello visto per funzioni, a quello che abbiamo visto per funzioni di due variabili, con le dovute modifiche. D'accordo? Ragazzi, l'integrale così definito gode delle stesse proprietà che abbiamo visto per l'integrale. Per l'integrale doppio. In particolare abbiamo che le funzioni continue sono integrabili e valgono le formule di riduzione.
Altre dimostrazioni sono analoghe a quelle viste per gli integrali dubbi. Sia è incluso, siano è incluso nel cubo un dominio normale. Per esempio rispetto al piano XU. Ragazzi, il risultato non cambia se il dominio è normale rispetto a uno degli altri due piani. E sia del tipo uguale X, Y, Z appartenenti alle tre, tale che X, Y appartengono al D e Z maggiore uguale di alfa X, Y è uguale di beta di x, y, dove alfa e beta sono due funzioni continue, con alfa di x, y meno uguale definire su d, con alfa di x, y meno uguale di beta di x, y. Ed f di e in r continua funzione allora f è integrabile su f e integrale scritto su f di f di x di y z di x di y di z è uguale a integrale doppio su d integrare da alfa di x di y beta di x di y f di x di y z e z di x di y. D'accordo? Quindi è un dominio di R3. Supponiamo per fissare l'idea che sia normale rispetto al piano XY. Quindi XY e Z insieme XY e Z appartenente a R3 tale che X e Y sta in D. Dove D è così ragazzi? Siccome siamo supponendo che sia normale rispetto al piano XY, D è un dominio normale del piano XY. E alfa e beta sono due funzioni definite su D. Continuo, tale che alfa di x y è uguale di beta di x y, d'accordo? Poi la funzione f definita in valore di r continua. Allora, la funzione f è integrabile, come abbiamo visto per gli integrali doppi, le funzioni continue sono integrabili. Come si calcola l'integrale in triplo? Cosa fate ragazzi? Fissate x e y, d'accordo? Fissate x e y. E vedete questa funzione f come funzione della sua variabile z, x e y sono fissati, f è continua, quindi questa come funzione della variabile z è una funzione continua. Allora l'integrale tra alfa di xy e beta di xy, state facendo l'integrale di una funzione di una variabile, d'accordo? E questo ha perfettamente senso. E ogni volta che fissate x e y ottenete un numero, quindi vi siete costruito una funzione che ha x, chiamata f grande, che ha x e y appartenenti a d, associa l'integrale tra alfa di xy e beta di xy di f di xy z di z. Questa funzione si può dimostrare che è continua rispetto, è definita su d ed è continua su d rispetto a x e y, d'accordo? Quindi è integrabile su d. A questo punto si è ricondotto l'integrale di una funzione, un integrale di una funzione di due variabili. E sapete fare applicando le formule di riduzione, perché d è un dominio normale rispetto al piano XY. D'accordo? Poi parliamo degli esercizi. Chiaro a tutti ragazzi? Quindi siete ricondotti a un integrale doppio. E questo poi vi riconducete all'integrale della variabile.
ciò che esempio per i volumi. C'è un caso particolare, ragazzi. I metraggi col parallelismo, le cose. Rispetto al piano XY, ma sarà un dominio normale rispetto a qualsiasi piano, d'accordo? Voglio calcolare, per esempio, questo è un dominio normale, quindi posso calcolarmi la misura. Dominio semplice, d'accordo? Questo è il nostro dominio semplice. Però tenete in mente questo caso particolare, d'accordo? Quindi questo lo calco, va bene, questo è l'integrale lungo su D, l'integrale la alfa di XY del XY del Z di X di Y. Ragazzi, queste pure cancellare questi passaggi intermedi, solo questo non è questi passaggi intermedi, potete cancellarli perché potete applicare direttamente la definizione di misura di un dominio normale, d'accordo? Sono vere queste cose, però possiamo cancellarle perché applica direttamente la definizione nella misura di un dominio normale rispetto al piano di XY. Cosa sta facendo qua, ragazzi? Beta di XY meno alfa di XY, che cos'è? In questo caso, questo è il punto XY, questo è alfa di XY, in questo caso vorrei che questo sia C e questo D, sarà D meno C e la lunghezza di questo filo. Quindi cosa state facendo, ragazzi? Vi state calcolando la lunghezza di questo filo e poi state facendo la somma delle lunghezze di questi fili su tutto, state facendo muovere questo punto in D, quindi state facendo muovere questo filo e state facendo la somma delle misure delle lunghezze di questi fili. È un altro modo di vederlo. D è un dominio normale rispetto al piano XY, quindi D sarà per esempio del tipo XY appartenente a quale tale di X maggiore o uguale di A meno uguale di D, Y maggiore o uguale di H di X meno uguale di K di X, dove H e K sono due funzioni continue tale che H di X è meno uguale di K di X per ogni X appartenente a B. In questo caso questo è A, questo è B, questo è Y uguale, in questo caso una funzione costante H e K uguale A e questo Y uguale K, dove sono le funzioni costanti nel nostro, quel caso particolare. In caso generale non sono delle funzioni costanti. Quindi questo come lo stanno scrivendo, ragazzi? Come? Applicando adesso le formule di riduzione per gli integrali doppi, l'integrale tra A e B e l'integrale tra H di X
e k di x di beta di x di y meno alfa di x di y di y di x. D'accordo? Da applicare come riduzione per gli integrali doppi che abbiamo visto il D come dominio normale rispetto all'asse x. Da questo oggetto, ragazzi, cosa rappresenta? Andiamo a vedere in questo caso particolare. Voi state fissando la x, d'accordo? La y dove vale? Tra h di x e k di x. La y vale su questo segmento, d'accordo? E cosa state integrando su questo segmento? La funzione beta di xy, alfa di xy, dove x è fissato. In questo caso le due funzioni sono queste qua, le acce delle funzioni. Una è questo segmento e un'altra è quest'altro segmento. Ma questa è cosa, ragazzi, per definizione? Non è altro che l'area di questa sezione. Questo è altro che l'area della sezione. Indicate con SY, y è fissato, l'insieme delle coppie x y appartenenti a xy appartenenti a R4, tali che x è fissato, d'accordo? E y è maggiore o uguale di h di x minore o uguale di k, scusate, indicate SX coppie x y z appartenenti a tale che x è fissato, y è maggiore o uguale di h di x minore o uguale di k di x e z è maggiore o uguale di alfa di x y e minore o uguale di beta di x y. Quindi voi fissate x, d'accordo? Che cosa le conti? Le terre x, y, z appartenente a rete tale che y vale tra h di x e k di x e z vale tra alfa di x, y e beta di x, y, dove però la x è fissata. Quindi in questo esempio fissate la x, d'accordo? La y varia tra h e k perché sono costanti. La z dove varia? La z varia tra alfa, tra alfa e beta di cosa c d. Quindi avete questa sezione in questo caso. E ragazzi, questa quantità per le visioni altro che la misura di quella sezione. Quindi questo non è altro che l'integrale tra a e b della misura di sx in dx. Quindi cosa state facendo? State tagliando in questo esempio il vostro parallelepipedo con dei piani paralleli al piano y z. Potete delle sezioni. State muovendo queste sezioni, facendo muovere questa sezione, quando x va a drive queste sezioni si muovono in questa direzione. Vi calcolate l'area di ogni sezione e state facendo la somma di queste aree. E ottenete il volume del solido. Quindi lo potete vedere in due modi il volume del solido. O vi calcolate la lunghezza di ogni segmento e fate la somma di queste lunghezze, oppure calcolate le sezioni, fate la somma delle aree di queste sezioni. Ultima cosa,
vediamo le formule di sostituzione degli integrali qui. Un dominio regolare di R3 normale rispetto a piano XY è un insieme del tipo è uguale x, y, z appartenente ad R3 tale che x e y appartengono a B e z è maggiore o uguale di alfa di x, y maggiore o uguale di beta di x, y dove D è un dominio regolare normale del piano XY, no? Alfa e beta, due funzioni di D in R, funzione di classe C1 di D con alfa di x y per uguale di beta, se prendono di beta di x y per ogni x y appartenente all'interno. Quindi, ecco come è fatto. D per il dominio del piano regolare e normale rispetto poi l'asse X o l'asse Y. Alfa e beta sono due funzioni definite in D di classe C1 tale che alfa di XY è minore strettamente di beta di XY per ogni XY appartenente all'interno di D. Ragazzi, in modo analogo si definisce un dominio regolare normale rispetto al piano XZ o rispetto al piano YZ. Un dominio regolare di R3 è insieme del tipo è uguale l'unione qui che vale da 1 ad n di e con i con e con i dominio regolare normale rispetto a un piano e l'intero di Ecoli prestitato l'intero di Ecoli J uguale al vuoto se I è diverso da J. D'accordo? Quindi ognuno degli Ecoli 1 degli Ecoli I è un dominio normale rispetto a uno dei piani e poi sono a 2 a 2 con interni disgiunti. Ragazzi, non è detto che sia un dominio regolare normale. Come si definisce l'integrale di una funzione su un oggetto di una funzione continua su un oggetto di questo tipo? Come abbiamo fatto per funzioni di due variabili, l'integrale se è una funzione continua definita in f, l'integrale di f cioè non è altro che per definizione la somma
dell'integrale di f su dietro di d'accordo. Adesso possiamo fare la formula di sostituzione. Supponiamo che esista un'abiezione G e A U di W appartenente a T associa G di U B W che sarà uguale a X di U di W di U di U di W Z di U di W appartenente all'esistenza di un'abiezione, quindi G tra T e D di classe C1 con determinante della matrice jacobiana diverso da zero in ogni punto allora, l'integrale triplo su D di f di x di y z di x di y di z cioè l'integrale triplo su D è uguale all'integrale triplo su D di f di x scusate, un po' più a sinistra è uguale allora l'integrale triplo su D di f di x di y z di x di y di z è uguale a l'integrale triplo su D di f di x di u di w di u di u di W Z di U di W per il modulo del determinante della matrice corpiale G punto U di W per di U di V di W noi chi è la matrice jacobiana? G di matrice jacobiana punti G punto U di U è uguale alla matrice che ha sulla prima riga le derivate parziali della funzione X sulla seconda della funzione Y sulla terza della funzione Z che viene la derivata di X rispetto a U la derivata di X rispetto a V la derivata di X rispetto a W
la derivata di Hudson rispetto a U, la derivata di Hudson rispetto a B, la derivata di Hudson rispetto a U, la derivata di Z rispetto a U, la derivata di Z rispetto a B, la derivata di Z rispetto a U. Ragazzi, come questo abbiamo definito l'integrale per i domini normali, d'accordo? Lo potete generalizzare come abbiamo fatto prima per funzioni di due variabili, con l'unica accortezza, qualcosa di cosa che cambia, che invece di parlare di rettangoli dovete parlare di parallelepipedi, d'accordo? Poi abbiamo detto le funzioni di due variabili, lo potete ripetere per funzioni di tre variabili, dove sostituendo ai rettangoli i parallelepipedi. L'insieme sarà misurato, si considera se esiste un parallelepipedo, tale che questo insieme è contenuto nel parallelepipedo, la funzione caratteristica di questo insieme sul parallelepipedo è integrale. Chi ha la misura è l'integrale di questa, la funzione caratteristica sul parallelepipedo, tutto, e così via. D'accordo? È tutto, è gli stessi risultati. Vabbè ragazzi, fare l'intervallo un po' tardi perché sono già le 10:30, vi propongo di proseguire fino a semmai in 10 minuti. Bene. Grazie, facciamo qualche. Ci vuoi venire? Tu vuoi venire? Calcoliamo integrale doppio su D del modulo di Y diviso X di X di Y, dove D è uguale X Y appartenente all'R quadro, tale che x quadro, tale che 4 è minore o uguale di x quadro più y quadro, è minore o uguale di 9, virgola, x è maggiore o uguale del modulo di y. Ragazzi, disegniamo il nostro insieme D. Allora, x quadro più y quadro maggiore o uguale di 4 e minore o uguale di 9 è la corona circolare che ha due ha raggi 2 e 3. Thank you.
Quindi questa è la vostra corona circolare di raggi 2 e 3. D'accordo? Poi deve essere x maggiore o uguale del modulo di y. La prima cosa, usciamoci, disegniamo il grafico della funzione x uguale al valore assoluto di y. Come è fatto questo grafico? Quindi questo usciamo x uguale al valore assoluto di y. Questo è il grafico x uguale al valore assoluto di y. Allora ci servono le x maggiore del valore assoluto di y. Quindi dobbiamo prendere quali sono le x che sono le coppie x y, tale che x è maggiore del valore assoluto di y, la parte che sta qui o la parte che sta qui? Questa parte qui, trovate? Quindi dobbiamo prendere i punti della corona circolare x y, tale che x è maggiore o uguale del modulo di y, quindi saremo questa regione qui. Si trovate? E questo insieme qui. D'accordo. Allora ragazzi, per integrare con la funzione. Qui ci sta, compare il valore assoluto di y. Quindi quello che ci conviene fare è dividere questa regione in due parti. I punti con la regione dove y è maggiore di 0 e quello dove è minore di 0. Di 1 più 1 uguale, vediamo su questo, x aspetta, è y maggiore y maggiore uguale di 0. Disegniamo questa origine di un minore. Allora ragazzi, quindi l'integrale lo posso spezzare con questa parte. L'integrale uguale a meno di y. D'accordo? Ragazzi, ogni tanto facciamo un'osservazione. Cerchiamo di trasformare questa integrale su di 2 in un'integrale su di 1. Cos'è questa trasformazione? Guardate. Qui. G. X y appartenente a D1 associa x meno y x virgola meno y appartenente a D1. Cosa fa?
prendo un punto qui e gli associo il simmetrico rispetto all'asse x, d'accordo? Questa qui ovviamente sul testo è un'applicazione, un'abiezione tra D1 e D2, però è un'abiezione, cioè è un'abiezione di classe C1. Calcoliamoci il determinante della matrice jacobiana, d'accordo? Chi sono le componenti? Sono x e y. Allora facciamoci la matrice jacobiana, j del punto x y è uguale. Devo fare, allora facciamo direttamente, devo fare la derivata della prima componente rispetto alla prima variabile, la derivata di x rispetto a x è 1. La derivata della prima componente rispetto alla seconda variabile? X mi tende. Poi la derivata della seconda componente rispetto alla prima variabile? 0. La derivata della seconda componente rispetto alla seconda variabile? Meno 1. D'accordo? Hai trovato? Calcolate il determinante. Determinante. Questo è uguale, metti che è uguale a meno 1, d'accordo? Che è diverso da 0. Allora io posso trasformare questo integrale su D1 tramite questa trasformazione su un integrale su D1 applicando il teorema le forme di sostituzione. Quindi abbiamo, diciamo, un integrale su D2 doppio, tale doppio di meno y tratto x dy, a cosa qua? Viene integrale doppio su D1. Devo fare questa trasformazione, a x lo sostituire a x, a posto di y metterci meno y, quindi questo viene y fratto x, e poi devo mettere il modulo determinante della matrice jacobiana che è 1, d'accordo? Devo mettere il modulo determinante della matrice jacobiana che qua è per 1 c'è altro per 1, sostituendo qui dentro, questo è uguale due volte, x uguale rho cosina di teta, y sono uguali rho seno di teta. Rho dove varia? Tra 2 e 3, rho appartiene all'intervallo 2 e 3,
E te dove vai? Da 0 e quest'anno, questo è l'anno? Y come cazzo? Quarti. Ah sì, quarto. Da 0. Quindi stiamo usando questa trasformazione. G. Due punti. A. Rho theta. Appartenente a T. T grande. Uguale. 2, 3. Intervallo, intervallo chiuso 2, 3. Cioè l'intervallo chiuso 0 pi greco quarti. Prodotto cartesiano. Associa. Rho cosenteta. Rho senteta. Appartenente a Dio. Vediamo che questa applicazione è un'abiezione di classe C1, dove l'abbiamo visto, abbiamo provato questa applicazione la settimana scorsa. Sì? Ragazzi, una domanda. Vi ha già visto questa trasformazione? No. Io non ricordo persone. Sono da stiria l'abbiamo fatto. No. Questa applicazione, ragazzi, abbiamo visto che è un'abiezione di classe C1, che determinata matrice gaussiana è uguale a? Uguale a Rho. Lo facciamo questo. È uguale a Rho. D'accordo? Quindi posso applicare, posso fare il cambiamento di variabile. Quindi questa integrale è uguale a due volte integrale doppio su t. Al posto di x devo metterci Rho coseno di teta. Al posto di y Rho seno di teta. Tutte queste moltiplicate per che cosa, ragazzi? Per il modulo del determinante della matrice copia. Quindi la moltiplicata per Rho. Del Rho di teta. Scusa, tutto a contrario però, eh? E seno. Trovate? Allora questa semplificare. Questo è il dominio, allora disegniamo questo dominio. Disegniamo qua. Andiamo qua. Gli assi Rho e teta. Allora, Rho vale tra uno, tra due ci vediamo. Teta tra 0 e più di uno. Questo è il vostro insieme T. Nella vostra applicazione G trasforma questo dominio T in questo, scusa, in questo di sopra. In questa porzione di ciambella. Allora, questa integrale, quindi, essendo un dominio normale, posso scrivere come l'integrale tra 2 e 3. Perfetto. L'integrale tra 0 e t greco quarti seno di teta coseno di teta Rho di teta chiusa parentesi. Ragazzi, abbiamo visto come dominio normale rispetto all'asse Rho, ma potevamo vedere anche come dominio normale rispetto all'asse teta, perché questo è un rettangolo, quindi dominio normale rispetto agli entrambi gli assi. Questo è uguale. Che è la primitiva del coseno, eh? E il seno, lo trovate? Quindi questo è tra 2 e 3, che è la primitiva, quindi il seno sul coseno di teta, il logaritmo
Però ci vuole un segno per calcolare il logaritmo. La derivata del logaritmo viene 1 su cosa? La derivata del coseno. Il coseno. Da 0 si viene con 4. Però. Allora, questo sa portarlo fuori. Questa è una cosa che sa portarlo fuori. Allora, il coseno di pi quarti con te? Radica? Vabbè ragazzi, finiamo qui e ci vediamo domani.